direttamente dagli anni 80, forse prima 90, mi è arrivato un modello della Smith & Wesson, ancora costruiti in America, produzione USA. Lo scatolino è in cartone, però fatto molto bene, con delle impunture per aumentarne lo spessore. Una scatola che effettivamente deve resistere. All'interno abbiamo il coltello con un foderino per il trasporto con clip, sempre siglato Smith & Wesson. Il coltello è il 60-60, è una serie che è ormai introvabile, fatta dalla Smith & Wesson quando l'azienda era americana e faceva coltelli seri. C'è il logo dell'azienda sul manico, quindi riesce a mettere a fuoco, c'è bolsters in acciaio e manicatura in palissandro, credo, molto bella, lineare, ben lavorata. Il sistema di sicurezza è backlock, proprio nel fondo del manico. Manico molto squadrato, anche un po' spigoloso. L'apertura è a due mani. La lama è, come vedete, completamente a specchio. È proprio un classico modello di quegli anni. Veramente un bel pezzo, resistente, si impugna discretamente bene, la forma della lama ha un leggerissimo ispessimento qui che permette, diciamo, di evitare che il dito passi avanti, ma è proprio minimo. Sulla lama c'è proprio la scritta Made in USA. L'acciaio sarà sicuramente un 440. All'interno troviamo anche un piccolo documento della Smith & Wesson e la garanzia del coltello. Il coltello, come dicevo, è abbastanza duro da chiudere, però lo scatto, come vedete, è ancora perfetto, anche in apertura. Come vedete, il serraggio è quasi perfetto. Ottimo coltello per piccole escursioni. Può essere utilizzato tranquillamente anche per andare a funghi o qualche altra cosa. Il coltello si presta per l'utilizzo da caccia, comunque, più che altro. Devo dire che la forma è un po' arrotondata, permette un utilizzo migliore nel taglio e anche per, sicuramente, come skinner, per scuoiare qualche animale. Le cartelle interne sono in ottone. Devo dire che ai tempi facevano dei bei pezzi. Smith & Wesson 60-60.